Vi oggi vedere, osservare, guardare, un format interamente dedicato al benessere visivo. La miopia è tra i disturbi più diffusi al mondo, non va mai sottovalutata, soprattutto se si parla di una miopia elevata, perché possono generarsi complicanze per la salute oculare. Scopriamo quali sono le complicanze nella scheda che ho preparato per voi. A differenza di altri disturbi visivi, quando la miopia si presenta in forma elevata, può rappresentare un rischio concreto per la salute dei nostri occhi. Quali possono essere queste complicanze? Una miopia elevata può, ad esempio, più facilmente portare al deterioramento della retina, fino a causarne il suo distacco o a degenerazioni retiniche, quali maculopatie, che peggioreranno la qualità e la quantità della vista. Senza dimenticare che un occhio miope può sviluppare una precoce cataratta con tutte le conseguenze che questa comporta. Quindi, cosa resta da fare? Occorre innanzitutto prendersi cura della salute dei nostri occhi, cercando quindi di anticipare le complicanze conseguenti ad una miopia elevata. Per farlo, è necessario confrontarsi tempestivamente con il medico oculista e scegliere il trattamento più indicato. Gli occhi hanno il principale scopo di dare informazioni sul posizionamento del corpo nello spazio e di stabilizzazione del sistema posturale. La postura influisce sulla visione e su altri distretti corporei e viceversa. Si tratta di una relazione, quella tra visione e postura, bidirezionale. Di questa relazione ce ne ha parlato il dottor Pietro Picotti, medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, e autore del libro Guarire con la postura. Una corretta postura è uno degli elementi sicuramente rilevanti per il benessere visivo e non solo, come vedremo a breve. La postura è quell'automatismo che permette la posizione del corpo in rapporto alla forza di gravità. È una sorta di computer come in un'auto moderna o da Formula 1. Al computer arrivano le informazioni che in tempo reale vengono rielaborate e determinano la modificazione dell'assetto dell'auto, dell'aerodinamica e la distribuzione della potenza del motore alle ruote. Così, al nostro computer di bordo, situato nei nuclei della base nel cervelletto, arrivano tre tipi di informazioni. In particolare sono informazioni visive, vestibolari e propriocettive, cioè informazioni che derivano dai muscoli, dalle articolazioni e dai tendini di tutto il corpo. Le varie informazioni verranno rielaborate e determineranno il tono posturale, ovvero uno stato di contrazione, uno stato di tensione dei muscoli antigravitari che permettono la posizione di ogni articolazione, ad esempio del piede, del ginocchio o della schiena. In generale la posizione verticale del corpo dell'uomo, istante per istante. Ecco che quindi la vista è uno degli organi molto utili per garantire il benessere del corpo umano. Vi voglio mettere a disposizione due piccoli trucchi per valutare se il vostro sistema visuo propriocettivo lavora bene o no. Innanzitutto provate ad osservarvi davanti a uno specchio a piedi scalzi. Osservate qui come la corretta posizione della testa sul piano orizzontale e sul piano laterale, come una linea immaginaria dovrebbe passare dall'apice dell'orecchio e percorrere orizzontale fino all'occhio. Poi vi propongo il test ideato da me, che ho chiamato del lavandino. State in equilibrio, in piedi, su di una gamba sola per 20 secondi e poi altri 20 secondi occhi chiusi, contando eventualmente il numero di volte ed il tempo che dovrete appoggiarvi al lavandino per non perdere l'equilibrio. Ok, dai, provateci e vi accorgerete che siamo animali fortemente vista dipendenti. Benessere visivo e postura corretta sono in stretta correlazione. Come si inserisce la figura dell'optometrista? Lo abbiamo chiesto a Claudio Aldegheri. L'optometrista è un professionista che si occupa della valutazione e compensazione dei difetti refrattivi e delle disfunzioni binoculari, andando poi a ricercare l'ausilio più opportuno che consenta di ripristinare la normale efficienza visiva. È un esperto della visione e delle disfunzioni della funzione visiva, come ipermetropia, miopia, astigmatismo e presbiopia,
e non interviene in caso di vere e proprie malattie oculari. Lavora in sinergia con altre figure professionali per ricercare, comprendere e valutare le modalità con cui il sistema visivo funziona. Lavora e interagisce con gli altri sistemi, il podalico, il cervicale, il mandibolare e lo scheletrico. L'optometrista esegue, oltre all'esame obiettivo, anche i test soggettivi per valutare la necessità di utilizzare dei mezzi di ottici di compensazione, quali occhiali o lenti a contatto. Non effettua diagnosi mediche, non tratta né cura patologie oculari, non prescrive terapie farmacologiche o chirurgiche, né consiglia il paziente sotto il profilo medico. Quello è il compito del medico oculista. I due professionisti lavorano in sinergia per garantire il benessere degli occhi, sia a livello visivo che funzionale. La prevenzione è fondamentale per tutelare la salute dei nostri occhi. Continuiamo a seguire i consigli dei nostri esperti, ma solo dopo qualche istante di pubblicità. Transitions Light Under Control. Transition Signature Gen 8, ora disponibile in 4 nuovi colori. Chi indossa lenti progressive si trova costantemente a dover regolare la posizione della testa passando da una distanza all'altra. Grazie alla tecnologia esistono lenti che offrono una visione naturale e precisa a tutte le distanze, contribuendo al benessere visivo. Ce ne ha parlato il nostro esperto. La presbiopia è un fenomeno fisiologico estremamente comune legato all'età e compromette la capacità di mettere a fuoco gli oggetti a distanza ravvicinata. Oggi la soluzione ideale è una lente multifocale o progressiva che ha la capacità di poter permettere una visione chiara a tutte le distanze e in tutte le condizioni. Purtroppo, ancora oggi, ci sono delle false credenze che indicano come sia difficile adattarsi alla lente progressiva, perché qualcuno lamenta campi di visione ridotti, sfocature ai lati, effetto ondeggiamento o aggiustamenti del collo della testa nella visione ravvicinata. Bene, oggi non è più così. Infatti, una moderna lente progressiva di ultima generazione permette a chi le indossa di mettere a fuoco più distanze contemporaneamente per la stessa direzione di sguardo. Gli utilizzatori delle nuove tecnologie hanno riscontrato un bisogno minimo di muovere il capo per mettere a fuoco gli oggetti a breve distanza. Un'ulteriore innovazione ha permesso una riduzione dell'effetto di ondeggiamento fino al 90%. E sappiamo essere questa una delle principali cause di non adattamento alle lenti progressive. Ma non è tutto. Infatti, le lenti progressive possono essere inoltre personalizzate sulle caratteristiche di chi le indossa per 5 diversi parametri, inclusi la forma fisiologica dei tuoi occhi e la tipologia di montatura desiderata. Possiamo verificare le abitudini visive, il modo di utilizzare gli occhi durante la lettura e ottimizzare il design esattamente su chi le utilizzerà. Inoltre, per una migliore nitidezza visiva, comfort e protezione con tutti i tipi di luce, consigliamo sempre di scegliere lenti con trattamento antiriflesso e lenti intelligenti alla luce, che si attivano in maniera dinamica alle varie condizioni luminose, sia all'interno che all'esterno. Un'ultima riflessione che sono sicuro essere una delle domande che vi state ponendo in questo momento. Mi adatterò alle lenti progressive? La risposta è sì. Le tecnologie più innovative, unite ai consigli del vostro ottico optometrista, faranno sì che l'adattamento sarà veloce e sicuro. Gli occhiali, non solo accessori, ma veri e propri must have. Quali sono i modelli diventati più iconici, che non passeranno mai di moda? Scopriamoli insieme. Gli occhiali non sono solo un accessorio per proteggere gli occhi, ma anche un elemento importante dell'outfit che gli conferisce un carattere unico. Come per tutti gli accessori di moda, anche gli occhiali da sole sono soggetti alle tendenze del momento. Alcune vanno e vengono, altre non tramontano mai. Aggiornati da stagione a stagione, in colore, materiali e particolari, ecco i modelli must have dal carattere evergreen: aviator, cat eye, round, geometrici e oversize.
Partiamo subito con il modello più conosciuto, sfruttato e apprezzato di sempre, l'Aviator. Questo modello deve il suo nome al progetto originale del 1937, nato proprio per i piloti americani. Devono la loro forma alle esigenze dei piloti, meno luce possibile, una montatura pratica e robusta. Dopo diverse decadi, sono ancora il modello più indossato al mondo. Se Aviator è un modello unisex, il Cat-Eye è un modello di occhiali esclusivamente femminile. Divenuto celebre negli anni 50 e 60 grazie ad attrici di fama mondiale come Audrey Hepburn e Marilyn Monroe, è da allora simbolo di eleganza e femminilità. Le sue origini si devono al genio di Altina Schinasi, una stilista che negli anni 30 pensò di creare una sua linea ispirata alla figura di Arlecchino. Senza dubbio, oggi il modello Cat-Eye è il classico occhiale da diva, uno stile molto femminile e sinuoso che allarga lo sguardo e lo rende estremamente ammagliante. Negli anni 60-70 gli occhiali rotondi erano una scelta popolare per le icone pop come John Lennon e Elton John. Molti grandi del mondo dello spettacolo erano soliti indossare questo splendido design perfettamente circolare per nascondere i segni delle notti brave. Questo modello di occhiali è ancora moderno e attuale, il preferito da chi ama cedere a un tocco di trasgressione vintage al limite tra fascino glamour e mood intellettuale, un must per gli amanti dello stile boho. Forme precise, con angoli morbidi e linee sottili che donano leggerezza. Queste montature geometriche sono fatte per sottolineare lo sguardo di chi le indossa e per chi vuole differenziarsi, aggiungendo un elemento accattivante al proprio outfit. In questo caso, il punto di riferimento è Sua Maestà Brigitte Bardot. L'attrice francese amava indossare importanti occhiali squadrati, che divennero un vero status symbol negli anni 60. Caduti un po' nel dimenticatoio, oggi sono tornati ad essere di nuovo l'emblema dell'eleganza. Grazie anche alle rigide forme, austere e sempre di grande impatto. Infine, assistiamo all'intramontabile fascino delle montature oversize. Lente ampia e coprente, resa contemporanea dalle forme geometriche e dalle finiture uniche con dettagli preziosi. Una delle montature decisamente più amate dalle star, forse per il forte impatto seduttivo? Sicuramente si tratta di occhiali pratici che offrono un'ampia protezione anche dai raggi del sole. Ancora oggi, l'occhiale oversize è protagonista del mondo degli accessori. Quando parliamo di benessere visivo, non dobbiamo dimenticare che anche la montatura degli occhiali da sole e da vista è una scelta importante. Il benessere globale passa anche attraverso la bellezza. La tipologia di occhiale che andremo a indossare rappresenterà un nostro modo di essere e di esprimere la nostra personalità. Sono Silvia e oggi vi darò piccoli appunti di stile. Molte donne mi chiedono come un occhiale possa diventare un elemento distintivo e unico che si differenzi ma senza rinunciare alla confortevolezza. Insomma, un occhiale da portare tutta la giornata, sia per il lavoro che per il tempo libero e per una serata glam. Per chi cerca questo tipo di stile, ho selezionato alcuni pezzi unici che racchiudono un piccolo segreto. La leggerezza dei materiali è fondamentale, con metalli preziosi, con colori caldi che diventano veri e propri oggetti iconici da indossare. Dettagli di stile in grado di comunicare raffinatezza, ricercatezza e valorizzare il viso. Lastre luminescenti bicolor con armoniche cromie che senza eccessi sanno esprimere grande equilibrio e raccontano uno stile silent luxury. Eleganti e raffinati strumenti di visione che nei dettagli hanno il loro punto di forza e che sanno rappresentare al meglio l'unicità di una donna. Ci vediamo presto su VOG per altri appunti di stile. VOG, vedere, osservare, guardare, vi aspetta al prossimo appuntamento per conoscere novità e consigli per un comfort visivo a 360 gradi. Ricordo a tutti che per garantire la salute dei nostri occhi è consigliata una visita oculistica almeno una volta all'anno. Vi aspetto alla prossima puntata.